Ed è un mega rialzo quello di oggi su Bitcoin, ma è solo l'inizio oppure questo è un movimento classico di rimbalzo che è destinato a fermarsi e quindi a riportare un po' di debolezza nei prossimi giorni? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un po' il briefing della situazione attuale di Bitcoin, quello che sta effettivamente andando a creare, perché nella giornata di oggi è rimbalzato in maniera vistosa dopo due giornate negative che avevano portato esattamente dove ci siamo detti nel video di lunedì i prezzi di Bitcoin. A livello tecnico, a livello di analisi ciclica, che cosa sta cambiando? C'è un altro grafico molto figo che sta dando una piccola indicazione, vediamo se può essere considerata il punto di svolta anche per la regina delle cripto che è Ethereum, e ragioniamo un po' sui nuovi livelli. Ed è questo il video di oggi, ma prima di andare avanti ragazzi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto con i pollicioni, e poi vi faccio un riepilogo di tutto quello che ci siamo detti nella giornata di ieri. Andatevi a rivedere la mia super live con le trappole del trading e degli investimenti e come superarle, poi le offerte Black Friday. Qui trovate tutto quello che riguarda i corsi di Trading On, ragazzi, sono in super offerta, soprattutto i moduli legati al premium pack del Basic e del nuovo corso Pro, che sono in iper offerta in quanto hanno l'Academy inclusa è lo stesso identico prezzo del pack standard, quindi non vi fate scappare questa offerta, 5 giorni, andatevi a vedere sulle pagine che vi lascio in descrizione tutto quello che è all'interno di questi corsi, se fanno per voi queste fasi e questi, diciamo, programmi. Il Basic è dedicato per lo più a chi deve iniziare, ma non è un corso Basic da tutorial eccetera, ragazzi, qui parliamo comunque di un corso di trading molto avanzato, però non è un corso matematico statistico, quindi creato per chi magari è già un trader già da tempo. Quello è il corso Pro, mentre questo è un corso dedicato a chi vuole fare un passo in più, ma già un pochino deve masticare, perché è un corso molto intenso, è il mio preferito ed è un corso importantissimo, soprattutto nella terza parte. Guardate la mole di cose che ci sono, comprese le basi di analisi ciclica, i vari le varie parti anche sulla creazione delle strategie eccetera. Il Pro invece è un passo avanti, ma da un punto di vista matematico statistico parla di quelle che sono le strategie di uscita, parla della questione legata a utilizzo anche dell'intelligenza artificiale nel trading, come si può essere sfruttata, come dovete fare per utilizzarla eccetera. È dedicato solo a chi ha un'alta formazione, già trada da un po' di tempo, già è profittevole, già sa sviluppare strategie, già il mindset giusto. Quindi Basic per chi vuole fare il passo avanti, Pro per chi l'ha già fatto il passo avanti e vuole fare una salita sopra l'Everest, che è una cosa differente. Tutti i link in descrizione, super offerte, non ve le perdete, perché poi hanno l'ingresso in Academy e noi ci vediamo lì con tutto quello che stiamo creando. Abbiamo i portafogli anche sulle alt season che stanno andando benissimo negli ultimi periodi, abbiamo le operazioni su Bitcoin, abbiamo i trading system, abbiamo una mole di roba che ci porterà a cavalcare questi mesi a venire. Allora andiamo a ragionare sulla questione legata a cosa sta facendo in questo momento Bitcoin con questo rialzo. Devo farvi vedere un grafico un pochino più breve, perché oggi parliamo un po' della questione anche di breve, però c'è un concetto che già possiamo diciamo strutturarci dietro. Questo rimbalzo avviene dopo un minimo che era stato creato a 12 giorni dal precedente minimo a 10 giorni, e quindi in pratica a livello di analisi ciclica questo è uno stesso ciclo 1 e 2, cioè è un primo movimento del ciclo mensile, questo è il secondo movimento del ciclo mensile, mancherebbe teoricamente il terzo movimento del ciclo mensile. Questo un pochino ci fa tremare, perché? Perché tendenzialmente significherebbe che anche se qui stiamo rimbalzando in maniera vistosa, dobbiamo ancora chiudere il ciclo mensile di Bitcoin. Adesso vi dico anche a livello di analisi tecnica quelle che sono le sfaccettature più importanti da andare a vedere, che sono veramente importanti, perché
cambia da così a così le sorti dell'andamento di Bitcoin nei prossimi giorni. Ovviamente parliamo di medio breve, ma l'attenzione per me deve essere puntata esclusivamente alla chiusura del ciclo mensile. Attenzione quindi che questa fase rialzista non può essere considerata come l'inizio di un nuovo mensile. Siamo a 22 giorni, una cosa del genere è un po' anomala. Certo, è possibile solo ed esclusivamente laddove qui noi andiamo a considerare un ciclo trimestrale a parte, e quindi in sostanza andiamo ad avere una struttura che teoricamente potrebbe portarsi a 62-63 giorni con una ciclicità che poi a quel punto dovrebbe essere considerata come tre cicli mensili molto corti che fanno questo tipo di andamento, e quindi 25-22 per esempio 17, e quindi qui è iniziato in pratica un bisettimanale lungo, o un bisettimanale lungo, e allora avviene una cosa del genere. Tendenzialmente, con la questione che qui era iniziato anche una struttura ciclica più importante, potremmo in effetti anche ragionare sulla possibilità che Bitcoin qui stia andando a chiudere il trimestrale. È possibile che il trimestrale sia stato chiuso addirittura con 3-4 giorni di ribasso. Sono 81 giorni, sono sufficienti. La conformazione però dei cicli che creano questa struttura a tre mesi è un po' anomala, un po' puzza. Quindi ragazzi, amen, non c'è soluzione ancora una volta a questa cosa qui. È meglio secondo me in un contesto del genere andare a ragionare per cicli inferiori al trimestrale, perché se da qui parte l'ultimo movimento da 7-8 giorni per poi fare una cosa del genere, allora potremmo anche indicare tutta questa fase come la chiusura del trimestrale, e ci potrebbe anche stare. Però questa cosa la scopriremo entro domani, secondo me dopo domani. Tra poco vi dico anche un livello di pricing che dovete attenzionare per questo rimbalzo, per capire se effettivamente è un rimbalzo che ha le gambe corte o no. Da alcuni punti di vista statistici vi do una anche dritta da questo punto di vista, e vi parlo di una cosetta che facciamo in Academy tra poco. Allora, da un punto di vista ciclico, quindi abbiamo le solite due strade che possiamo andare a percorrere. O qui manca una strutturina da circa 10-20 giorni per concludere tutto il movimento di due mensili praticamente fatti in questo modo, e concluderebbe quindi due mensili che chiudono un 60-65 giorni insieme a mo ternario, e quindi ci sta in un contesto del genere un movimento a 22. Il precedente era stato 25, questo è 22, è un po' piccolo, però ci sta e lascerebbe spazio all'ultimo movimento che, attenzione, attenzione, e qui ve lo dico ragazzi, se è valido questo scenario, questo movimento attuale può addirittura aggiornare gli ATH, può fare nuovi massimi, perché non ha nessun vincolo sulla fase rialzista, né da un punto di vista ciclico, né da un punto di vista di analisi tecnica. Quindi se vale questa ipotesi, che definiremo come ipotesi 1, è un'ipotesi che ancora può spingere Bitcoin addirittura arrivare a 102-103 con tranquillità. Non a caso ho detto questo tipo di target, perché in effetti in Academy abbiamo condiviso anche dei livelli che noi utilizziamo a livello settimanale per avere la mappa di dove può muoversi Bitcoin da una parte e dall'altra, e il rimbalzo attuale, che è consistente, porta anche quel tipo di target qualora questa struttura appunto faccia parte del terzo movimento che vi ho detto. Quindi se siamo all'interno del terzo movimento, l'arrivo intorno ai 102-103 è cosa possibile per Bitcoin, quindi dobbiamo tenerlo in considerazione, è una cosa fattibile perché non ha vincoli. Anche in realtà, se noi ragioniamo al fatto che qui potremmo essere anche nell'idea
che c'è un mensile normale da chiudere da circa 30 giorni, 30 per esempio 2 in questo caso, e facendo una logica del genere qui sarebbe il terzo movimento di un mensile normale, no? Da 30 due giorni circa. Questo terzo movimento addirittura può ancora fare nuovi massimi, non ha vincoli, però sarebbe leggermente più anomalo. Quindi il concetto è molto legato a dove finirà questo rimbalzo. Adesso vi dico i livelli e tutto il resto, però in realtà le ipotesi di natura rialzista sono maggiori rispetto a quella ribassista, che è una sola e che ve la dico in questo momento. Allora, qual è l'ipotesi ribassista che invece dobbiamo tenere in considerazione? Abbiamo visto la prima, che è quella più rialzista, cioè qui è iniziato un altro movimento da 17 giorni circa ed è quella che ha più potenzialità di andare a fare nuovi massimi. Abbiamo visto la seconda ipotesi, che indica un movimento di soli 10 giorni che chiude un mensile a 32 giorni, che è, può essere rialzista, ma è meno probabile che faccia granché rispetto alla precedente, quindi è un po' più neutrale, un po' più da barra di congestione. E poi vediamo l'ultima soluzione è che questo mensile non sia chiuso, ma fa parte di un trimestrale iniziato su questo minimo, e come vi accennavo all'inizio, sul minimo del 6 di settembre, e in un caso del genere dovrebbe andare ad aumentare la sua durata, perché 80 giorni magari sono un po' pochi, portandosi magari a 90 100 giorni circa. Io direi più corretto, secondo me, intorno a una novantina, e che spinga in sostanza questo movimento a fare nuovi minimi. Se siamo in una struttura trimestrale è praticamente impossibile, direi così, ho una probabilità proprio veramente bassissima che faccia un nuovo massimo qui e poi crolli, a meno che questo trimestrale non abbia una lunghezza spropositata e quindi deve andare a ragionare sui 110-112 giorni. È l'unica soluzione. A quel punto qui avremmo l'inizio di una fase di un mensile praticamente intero da 30 giorni, e allora dovremmo considerare un'anomalia appunto ciclica questa durata di 22 giorni. E allora in un contesto del genere abbiamo tutte le carte in regola per fare nuovi massime e poi andare a chiudere il trimestrale. Però è un'ipotesi realmente molto anomala, secondo me. Comunque, visto che le ipotesi rialziste le prendiamo con le altre due, qui ragioniamo su un'ipotesi ribassista, cioè di una chiusura di un trimestrale più o meno in linea intorno alla prima decade di dicembre, e che vada in pratica a creare qui un altro 11 giorni che chiude mensile ma anche trimestrale, e in questo caso non ha nessuna forza probabilmente per fare nuovi massimi, e chiuderà in questo modo barra di congestione o una eventuale breakout soprattutto della media mobile, quella arancione, che è la media mobile a 21, che spiego appunto nei miei corsi, ragazzi, nel basic trovate la lezione su come si usano. 89 e 900 mila dollari ora in questo momento, quindi in pratica un tentativo di breakout che faccia una cosa del genere va bene anche all'interno di questi 10 giorni, basta che fa il movimento di 1, 2 e 3 di correzione delle varie onde. Da un punto di vista di livelli, dove dobbiamo fare attenzione per scegliere se effettivamente stiamo andando verso una direzione o meno? Dobbiamo utilizzare i livelli di Fibo, perché in questo contesto i livelli di Fibonacci, soprattutto nel breve, sono molto utili per dare delle indicazioni. In particolar modo il mio famoso livello, che ho spiegato veramente tantissime volte, 78 e 6 di Fibonacci, cioè pari a circa 97.900, quindi 98.000 dollari. Se regge quel livello, probabilmente questo è solo un rimbalzo. Se arriviamo infatti anche nella giornata di domani a creare per esempio una piccola candelina
carina come poteva essere questa, una morning star o una evening star, in questo caso perché siamo rialzisti, quindi si va a creare in una zona del genere e non supera questa zona di livello 98.000 dollari, fate molta attenzione perché qui potremmo essere solo in una semplicissima fase di rimbalzo, anche se consistente e comunque positiva, perché ci fa partire magari nell'ultima gamba di chiusura di un trimestrale già da prezzi alti, ma questo lo sappiamo. Guardatemi il video di lunedì dove io vi ho parlato di quello che penso, cioè l'ultimo treno prima della luna, e in quel video, ragazzi, è spiegato tutto. Però anche nel breve periodo, in un contesto del genere, perché assistere o subire tutta la volatilità del mercato? Quindi, qualora si veda una debolezza di Bitcoin in maniera estremamente veloce, dobbiamo fare molta attenzione a questi livelli. Tra le altre cose, anche i miei trading system che sono condivisi in Academy, ragazzi, e che abbiamo utilizzato in maniera egregia, devo essere sincero, nell'ultima operazione abbiamo fatto il fiocco, come si suol dire, a questo pacco regalo, in pratica indicano che la probabilità di assistere a un breakout dei massimi storici è ancora un po' bassa. In termini di probabilità statistico-matematica, ragazzi, siamo intorno al 7%. Questo è il significato. Più passano i giorni, però, più la probabilità aumenta, e aumenta nel senso che dal 7 passa al 9, poi al 12, al 14, al 21, quindi aumenta tantissimo, e poi a un certo punto, dopo 6 giorni, 5-6 giorni, fa degli slot di aumento importante, 30%, 40%, quindi aumenta in maniera radicale. Però proprio nella giornata di oggi e domani siamo in un cluster di probabilità molto basso, quindi lì è una probabilità, ovviamente c'è sempre il 6%, resta la probabilità, però è bassina, ragazzi, e quindi magari teniamolo sotto controllo questa cosa. Noi ragioniamo sempre con dati statistici in Academy, e io faccio questo, insomma, ragazzi, non è che prendo le mie decisioni basate sulle emozioni, ma basate sui dati statistici. Volevo poi farvi vedere l'altro grafico di oggi che mi interessava, di nuovo il tentativo di rimbalzo di Ethereum contro Bitcoin, che comunque sta facendo bene, e sono molto contento di questo, ma ancora abbiamo difficoltà a ragionare su una switch. Però, ragazzi, intanto ha superato i livelli di massimo che avevamo indicato anche nel famoso video di breve, che comunque, vabbè, è scaduto perché era quello di una settimana fa, ma c'erano tre coin che erano andate una bomba, e Ethereum invece no, perché ovviamente non è sceso, ma meglio così, ovviamente. Però in linea di massima qui abbiamo una fase di tentativo di breakout di questa zona. Ancora siamo molto lontani dai massimi del 2024, ragazzi, quindi veramente siamo lontanissimi. Però in linea di massima si può andare a considerare questa fase. Anche a livello ciclico possiamo ragionare in questi termini su ETH, perché siamo ad oggi a 22 giorni, e sinceramente qui su Ethereum non vedo alcuna questione legata a mensili strani o cosa del genere. Qui siamo a un ciclo di metà, teoricamente questo a 30-32 giorni chiude, quindi in pratica sta facendo i massimi di questa struttura mensile per poi andare a chiudere probabilmente entro la prima decade di dicembre, e questo grafico riporterebbe Bitcoin nello scenario numero 3, cioè quello deboluccio, che comunque non è un disastro, è semplicemente ci sta un po' meglio, dice che questo rialzo ha le gambe corte, tutto qua, che comunque non è male, diciamo, anche averlo fatto, perché in ogni caso ci elimina. Vediamo chi dei due ha ragione, ma fatto sta che Ethereum è in queste condizioni, e anche il grafico Ethereum Bitcoin ha un più 8%, che è vero, l'ha già fatto mille volte, non cambierebbe assolutamente niente, però lo sta facendo a distanza di solo 2 settimane dal precedente pump, e questo è rilevante. Badate bene che a livello di inversione, il nuovo livello da battere per Ethereum in questo momento, il primo, è dato da questa zona contro Bitcoin, 0.04. Un'inversione già è qualcosa di questo livello qui, indicherebbe e chiamerebbe un'inversione un po' più duratura, andrebbe poi confermata, c'è ancora tanto tempo prima di pensare a un eventuale switch, però
qualcosa si muove. Cosa ne pensate voi? Secondo voi questo rimbalzo ha le gambe corte, sì o no? Black Friday per Trading On, ragazzi, chi si fa, diciamo, chi si perde queste offerte è un pazzo proprio regolare. Qui trovate tutto quello che c'è da fare. Sono anche in fase un po' di attesa anche dei nuovi che arriveranno dopo i corsi in Academy, perché più siamo meglio è, soprattutto facciamo cose più fighe, e veramente stiamo facendo tante cose fighe anche con i portafogli crypto negli ultimi tempi. Allora, corso basic per chi vuole fare il passo avanti, corso pro per chi il passo avanti l'ha già fatto e vuole fare il passo verso l'Everest. Ok, ciao ragazzi.